Lo sappiamo da tempo, ma ora ci siamo. Siamo agli sgoccioli, quindi era inevitabile per Smart dover aggiornare interamente la propria gamma in previsione del 1 gennaio 2020, una data davvero rivoluzionaria per il brand. Eh sì, Smart punta decisamente e letteralmente in alto, perché appunto dal 2020 tutta la gamma, tutti i modelli saranno elettrici, totalmente elettrici, come ci dà prova il cavo collegato a questa cabrio. La Smart EQ la conosciamo già, ma chiaramente fino ad oggi c'erano altre opzioni a livello di motorizzazioni, mentre la vera appunto rivoluzione per Smart sarà il totale abbandono dei motori endotermici a favore delle propulsioni elettriche. Se pensiamo ad esempio a 20 anni fa, quando selfie e barba così non erano proprio di moda, c'erano altre mode, cosa significava ad esempio ecosostenibilità? E se ci ricordiamo il modello precedente che trovate sul nostro canale YouTube, perché abbiamo dedicato a lui, ho dedicato a lui, alla prima Smart, un perché comprare la Classic, l'ecosostenibilità in pratica la si aveva soprattutto negli interni, con materiali riciclabili e quant'altro. Oggi tutto questo passa soprattutto dall'elettrificazione, come sappiamo, era una notizia già diffusa da tempo, ma tra pochissimo, perché il 1 gennaio 2020 in pratica è domani, sarà realtà. Una realtà che, come potete vedere qui a Francoforte, riguarderà la Smart più diffusa con questa carrozzeria, chiaramente la sorella cabrio poco più lontano che vi ho fatto vedere all'inizio, e chiaramente anche la 4-4 che vedete qui. Eseguiamo immediatamente una 360 gradi all together, così vi accorgete all'istante delle piccole grandi modifiche che sono state fatte al look in generale della gamma. Adesso partiamo con chiaramente questa, la più grande di tutta la famiglia, perché vi accorgete immediatamente che non si può arrivare al 1 gennaio 2020 con una gamma totalmente elettrificata senza uno stile rivisto e anche una chiara dichiarazione di intenti del brand. Sparisce il logo e ora Smart è scritto, come sapete, tutto minuscolo, e proprio nella parte frontale, oltre ai gruppi ottici, si nota questa mascherona, direi, perché le dimensioni sono importanti, e anche una forma che distingue la 4-4 dalla 4-2. Vedete questa parte inferiore molto larga, mentre sulla 4-2 è più stretta, si stringe andando verso il basso. Ovviamente anche sul lato B, insomma, parte posteriore, troviamo dei nuovi fari a LED con un disegno molto complesso, vivace, diciamo funzionale. Abbiamo già visto altri fari in precedenza, mi vengono adesso in mente quelli ad esempio della Mini con la bandiera riprodotta diciamo all'interno, molto d'effetto, funzionano veramente bene a livello estetico. Ci spostiamo ora sulla 4-2, chiaramente rivediamo un po' tutte le modifiche, gli aggiornamenti fatti sulla 4-4. Abbiamo dei cerchi differenti che possono essere da 15 o da 16 pollici, ad esempio questi sono da 16, ecco, rimettiamo a fuoco perché è molto scuro, sto andando a leggere le dimensioni, 185-50-16 per questi cerchi che hanno anche un bordo interno, vedete, filettato di rosso, mentre questi sono bicolore, nel senso abbiamo la parte esterna cromata mentre i raggi interno sono neri, e qui abbiamo dei 185 sempre 50-16, quindi dimensioni invariate. Questa tra l'altro è un allestimento molto cattivo, Brabus, si è un po', se posso dire la mia, elegantizzato col passare degli anni. E ora vediamo un altro disegno ancora, perché l'avevo notati prima, dimensione pneumatici invariata, ma per la cabrio abbiamo questo cerchio che, a mio avviso, si sposa molto bene anche con
questo colore di carrozzeria sempre in allestimento Brabus, bianco perla. E se la lunghezza è rimasta circa invariata, 2,70 m per la 4-2, 3,50 m per la 4-4, all'interno qualche piccolo aggiornamento molto funzionale lo ritroviamo. Chiaramente l'abitacolo lo conosciamo perché abbiamo provato in tutte le salse la Smart e rimane questa piacevole accoglienza per, chiaramente qui siamo sulla 4-2, quindi due occupanti che però trovano spazio in abbondanza, diciamo, per quelle che potrebbero sembrare da fuori le dimensioni interne. Spazio anche un pochino più alla digitalizzazione di alcuni schermi per permettere chiaramente di tenere sotto controllo le batterie. Qui abbiamo il touch da 8 pollici con l'app Smart EQ, che può essere chiaramente utilizzata per controllare il remoto, svariate funzionalità, ma a livello pratico vi volevo far vedere un paio di novità. Ad esempio questo ripiamo, accidenti, il fuoco prende il mio braccio, ecco, forse così lo riuscite a vedere, posizionato appunto dietro il cambio, rigorosamente automatico, è inclinato, non so se riuscite a farci caso, quindi in accelerazione o in decelerazione il telefono dovrebbe stare fermo. È molto molto intelligente questo vano. Ce ne potrebbe essere anche un secondo ricavabile tenendo chiuso il portabevande, quindi se ad esempio il vostro passeggero, giustamente come spesso accade, vuole appoggiare il telefono da qualche parte, qui si può fare, altrimenti portabevande totalmente sfruttabile. E volendo approfondire un po' da dove arrivano questi numeri, beh, allora bisogna parlare di propulsione, motori, e tutto rimane invariato perché l'equivalente della potenza è sempre 82 cavalli, circa 160 newton metro di coppia e un'autonomia di circa 160 km, almeno quelli dichiarati dal costruttore. Sto chiudendo con un bel dettaglio sulla presa perché da lei dipende un po' la vostra sopravvivenza. Se siete forniti di un bel cavo da 22 kW potete ricaricare anche in brevissimo tempo la vostra Smart per arrivare all'80% di batteria, e questo brevissimo tempo è 40 minuti, mentre nella presa domestica ci vogliono circa 6 ore.